Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Benvenuti carissimi videotubisti, sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani. Ragazzi carissimi, sono qui perché nell'ultima volta, nella fretta, nell'entusiasmo grande di aver raggiunto 2000 iscritti, e vi ringrazio ancora di questo, diciamo così, mi sono dimenticato in effetti di presentarmi come si deve. Ero così contento, quindi... Allora... Chi è Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani? È una persona che ha ben 42 anni, ragazzi. È un vecchio di merda, e sappiate questo. Però, spieghiamo bene questa cosa. Io sono nato nel lontano 1971. Uno dice, cazzo, ma che fai, giochi ancora? Ebbene sì, gioco ancora perché è una passione grandissima e mi piace tantissimo. Io sono... veramente fortunato perché sono nato in un periodo dove praticamente esistevano dei coin-op, grossi videogiochi, insomma, così venivano definiti, con una grafica orribile, pixellosa, nell'ambito di, dal 1971 ad oggi, al 2014, c'è stata un'evoluzione informatica incredibile per quanto riguarda i videogiochi. Io giocavo a Pac-Man, Donkey Kong, cioè, voglio dire, Mortal Kombat, li ho visti tutti, ci ho giocato tutti nelle sale giochi, poi mano a mano le cose si sono evolute e siamo arrivati a qualcosa di veramente fantastico. Oggi giochiamo con videogiochi che, di una potenza incredibile, come con un motore della grandissima DICE che ha fatto Battlefield 4, i primi scenari distruttibili, sembra di essere in guerra ragazzi, è una cosa impressionante, cose che magari voi troverete normali, ma per me, vedendo l'evoluzione nel tempo, da dove siamo iniziati e dove stiamo arrivando, perché poi con continua evoluzione, io spero di non morire prima di vedere qualcosa della realtà virtuale entrare proprio in un videogioco, che potrebbe essere qualcosa di futuristico e incredibile. Allora, perché il mio nome è Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani? Questo nome ha preso ispirazione da un film che praticamente ho visto un bel po' di tempo fa, deve essere degli anni 80, adesso non ricordo il regista, ma si trattava di un film intitolato L'ultimo dei Moicani, dove c'era questo anziano che era indiano, questo moicano che era l'ultimo, insomma, della sua stirpe, dove aveva posto nel figlio tutte le sue speranze, pa! E il figlio muore. E rimane praticamente questo vecchietto, questo, come ultimo ereditario dei Moicani. Questa cosa mi ha colpito molto, mi ha fatto riflettere sulle cose, perché perché questo nome? Proprio perché secondo me sono un po' l'ultimo di questa generazione che ancora a quest'età, con due figli, un primo figlio di 7 anni che si chiama Aldo, un secondo figlio che si chiama praticamente Andrea e ha fatto un anno giusto un po' di tempo fa. Mia moglie è un avvocato. Infatti io adoro il rischio, per questo che l'ho sposata. E io cosa faccio? Io mi occupo di informatica. Sono un consulente che lavora sia per banche che per grossi operatori telefonici come la Vodafone e roba varia. E non posso fare pubblicità su questi pure perché non ce la meritano. Diciamo, comunque lavoro come informatico, ecco, diciamo così, questo dovrebbe bastarvi, quindi ne capisco abbastanza, che un po' di crittografia, dei pagamenti elettronici e questa robaccia infida, diciamo. E niente, però che cos'è che ci accomuna? Questa è la cosa bella, perché finché non mi vedevate e andavamo d'accordo, perché guardate che differenza d'età, molti di voi probabilmente hanno 13, 12, 15, 18, 20, 25 anni, 30 anni, qualcuno anche 60 anni, l'ho conosciuto e sono rimasto veramente contento, ma al di là dell'età, quello che ci unisce è la passione per qualcosa, i videogiochi, come vederli, come condividerli, che sensazioni ti danno. Sul nostro canale sono nate tante idee, tante cose belle, mi avete proposto videogiochi che io non conoscevo neanche, dopodiché me ne sono innamorato e ci gioco quasi quotidianamente, purtroppo il tempo è quello che è e quindi riesco a dedicarlo soltanto in parte. Quindi ragazzi, tutto qui, io sono veramente, veramente felice di essere qui e di fare questo altro dialogo perché l'avete chiesto, insomma, volevate forse capire un pochino di più chi ero, cosa facevo.
Questo è giusto, lo trovo giusto, lo trovo una cosa spontanea. Io non so dove finiremo, insieme a voi ovviamente, però mi sta divertendo tanto perché per me è un po' una valvola di sfogo fare qualcosa al di fuori degli schemi naturali che ti propone la vita, no? Essere qui con voi e fare qualcosa di bello, che ti diverte, che ti piace. Io sono un vecchiaccio, ragazzi, sono del 1971. Ma adoro, impazzisco e mi incavolo con voi su DayZ. È bellissimo. La cosa che mi piace più dei videogiochi e di internet che oggi propone, è proprio la competizione globale. Cioè la possibilità che non si concepiva all'epoca, alla mia epoca, praticamente dove tu puoi giocare con un gruppo di amici che uno si trova in Giappone, un altro negli Stati Uniti, Mujahideen italiano e un altro in Svizzera. Un gruppo che si trova dall'altra parte del mondo, tutti uniti da un videogioco per fare una battaglia, per fare un qualcosa. Io questa cosa a me, ragazzi, mi fa inebriare ancora, mi fa arrapare, diciamo così. È un grandissimo potere, è una cosa meravigliosa che voi avete e sfruttatela perché non solo per i videogiochi e per tante altre cose, ma poi magari dedicheremo un video anche a qualche altra cosa. Ragazzi, io tutto qui, per adesso tutto qui, non sono bravo a parlare, è la prima volta che parlo come un deficiente con una webcam che ho comprato così, una schifezza viene su. Però sono felice di trasmettervi questo mio entusiasmo, questo mio grandissimo ringraziamento per voi. Ragazzi, cliccate pollice in su, se no ce l'avete veramente piccolo, eh. Va bene ragazzi, con questo è tutto. Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, vi saluta, a presto e ciao! Ciao ragazzi, mi raccomando, in gamba!